Bene, siamo nei camerini del Teatro Comunale Cesenatico. Possiamo parlare in italiano Sì, anche come se è Romeo e Giulietta. Come si dice? Julieta, Julieta. Ah, ecco, no, perché in spagnolo Romeo e sarebbe. Julieta. Ecco qua, flamenco, versione flamenco di questa storia di Sì, Shakespeare, portata in famosissima. Spagna, sì, portata in Spagna da Mauro de Castiglia, Che è lui. che è lui, che è il Ecco, da grande come vi siete inventore. conosciuti? Ma noi ci siamo conosciuti tanti anni fa, per fortuna, in teatro. Lui era, diciamo, già che è giovane, ma era ancora molto più giovane, era fra virgolette alle prime armi della specializzazione del flamenco, ma era già un grande nel classico, aveva già varcato la soglia di tanti teatri, tra cui per fortuna il Bolshoi, che io non ho avuto la fortuna di conoscere, ma lui sì, e io da, insomma, persona del mestiere l'ho preso e l'ho conosciuto meglio. Quando l'ho conosciuto meglio, con grande mia gioia e anche del direttore Ivano Pollini del Cesena Danze, l'abbiamo preso e ci auguriamo di tenercelo per sempre, perché veramente, lo dico con orgoglio, è bravissimo Mauro de Castiglia come coreografo, come scenografo, come ballerino, e dà una formazione classica, flamenca e classico spagnol che lo completa veramente. Non ho mai conosciuto un artista così completo, che oltretutto crea, coreografa, scenografa, cioè per me è la prima volta, Sì, a lui sinceramente. chiediamo Ti di parlare prego. di lei Sì, allora. perché io A non questo finirei mai di punto, ecco, parlare. cosa possiamo dire invece della È ballerina? stato un amore a prima vista, quello sicuramente. L'arrivo, sono già vari anni che collaboriamo, è stato veramente stupendo, soprattutto perché ci siamo incontrati su tanti punti di vista, dalla poesia, amiamo tutte e due García Lorca, il modo di intendere il mondo dell'arte, dello spettacolo, il modo di lavorare con la gente, di lavorare in teatro, di rendere e mantenere sacro l'ambiente teatrale e l'ambiente dello spettacolo. E abbiamo veramente tantissimi punti in comune, questo è un grandissimo orgoglio per me, poter continuare a lavorare con Diana e in più, grazie a lei, ho conosciuto anche Ivano Pollini Cesena Danze, che comunque seguiamo tutti e tre la stessa linea di lavoro ed è veramente oggigiorno importantissimo. Quindi García Lorca, cosa abbiamo in questo Romeo Giulietta che è, diciamo, più di Shakespeare? Sì, esatto. Con García Lorca abbiamo fatto un'altra produzione invece che abbiamo lavorato, e l'anno è stata la ultima produzione prima di Romeo e Giulietta, che c'era una visione nuova della vita di Lorca. Comunque Lorca non scordiamo che è il poeta dello gitano, colui che ha esaltato i marginati, e nel Romeo e Giulietta di stasera abbiamo lavorato con i marginati. Infatti tutto è partito sotto un ponte. Romeo e Giulietta del classico Shakespeare, che è ambientato in una Verona bene, due famiglie economicamente buone sono diventate due famiglie di gitano, cioè accampate in un sottoponte, con un palo della luce mezzo distrutto, ed è la ribellione gitana per l'emarginazione che hanno sofferto. Bene, bene, complimenti, Vorrei fare quindi. solo un'anticipazione, permettà. C'è un'altra Sì, idea per in favore, cantiere per la permetta. primavera, tutta di Mauro de Castiglia, che è una novità che nessuno potrà immaginare. Lo vorrei proprio anticipare, ma non posso. Sempre Mi è stato proibito. nell'ambito del flamenco o un ritorno al Sicuramente tutto flamenco. ecco. Però proprio questa è la novità, perché è la caratteristica di Mauro de Castiglia. Ogni grande artista, nonché coreografo, ha le sue caratteristiche. Le caratteristiche di Mauro è questo, quello di rimanere ben radicato, ed è quello che a me piace moltissimo in quello che è la tradizione, lo schema tradizionale del flamenco, non esce fuori una virgola, ma con idee assolutamente non innovative, ma nuovissime. E questo è quello che per me lo rende grande. Bene, Lo sapranno anche altri. bene, bene. In bocca al lupo allora. Grazie. In Ma non spagnolo. diciamo crepi perché amiamo i lupi. Poveri lupi. Esatto.